10 settembre 2023 sono stato chiamato un'ora abbondante fa da mio padre. Questo montascale, questo servoscale è installato da mia madre che vive con mio padre. E sono stato chiamato perché il servoscala suonava con le stesse modalità delle anomalie precedenti, ovvero è fermo, chiuso, con telecomando spento, senza guasti di rete elettrica o altro, nella posizione di stazionamento a monte. Quindi sono tornato, adesso faccio un video. Siccome nel corso del precedente intervento della ditta installatrice ci sono state mosse numerose contestazioni, praticamente si diceva che o lo lasciavamo a mezza corsa o altro. Io comunque sono andato a leggere il manuale e poi dopo ho un piccolo resoconto succinto che leggerò, però adesso c'è un'altra contestazione che devo affrontare, che è quella del mio tester, che è un tester economico, però funziona bene. Quindi adesso queste batterie sono le batterie di riserva acquistate con scontrino, quindi non dico neanche la data. Caricate il giorno in cui sono state acquistate, sono passate un paio di settimane abbondanti, il tester misura correttamente il voltaggio. Queste sono delle batterie cariche, sono batterie economiche, però sono cariche, le ho prese economiche perché quelle precedenti erano state completamente scaricate in modo dannoso dal servoscala nel corso di una delle numerose anomalie. Quindi adesso vado a misurare, non tocco niente, mi sono stancato, non scollego niente, intanto qua l'interruttore è sulla posizione spento. Quindi qua, io adesso sono su questa batteria. Ok, ci sono. 11,24 volte, quindi questa batteria è stata scaricata in modo dannoso. Adesso la parte difficile, devo riuscire a ficcare. Ok, ce l'ho. Quindi io adesso sono qua e misuro 11,41. Anche questa batteria è completamente scarica. Adesso, in compagnia del servoscala, faccio un breve riassunto, un epilogo, perché abbiamo un fenomeno, già la ditta installatrice è fenomenale, però abbiamo anche un fenomeno, della ditta madre che dice che dovete contattare, la ditta installatrice se ci sono dei problemi. Adesso siamo ancora in questa fase in cui viene negata l'esistenza del problema, quindi mi pare costruttivo fare un piccolo riassunto. Quindi abbiamo la cronologia della sostituzione delle batterie. 1º febbraio viene installato questo servoscala, tra l'altro non era stata installata la stazione di ricarica giù, soltanto su. Comunque noi lo tenevamo soltanto su e ci aveva questi braccioli che erano messi completamente storti, uno su e uno giù. Poi il 27 settembre 2022 la ditta installatrice installa un set, sono due, il set è composto da due batterie AGM 12 volt e 7 A. Quindi il 27 settembre installa un nuovo set perché il servoscala si è mangiato. Il servoscala ha una distanza, fa un viaggio di 1,25 metri, dislivello di una sessantina di centimetri. Il viaggio è di 1,25 metri, in realtà potevano farlo più corto, potevano farlo di 1,22 centimetri che sono misurati in diagonale, insomma scendendo o salendo. Quindi per dare un'idea. Poi 3 novembre 2022, terzo set di batterie nuove, perché anche le altre erano state fottute. Poi il 13 agosto 2023 sono stato costretto a comprare le batterie nuove perché eravamo
domenica prima di Ferragosto, sarebbe stato difficile. Insomma, comunque abbiamo avuto questo tatto di non contattare, perché ormai sapevamo qual era la problematica di questo servoscala, insomma. E quindi ho installato la batteria, l'ho caricata e poi il 25 agosto, quindi 13 agosto, sostituisco le batterie fiamme e caricate con caricatore elettronico. 25 agosto, batterie fiamme esaurite. Le ricarico, le rigenero con questo caricatore elettronico e il 27 agosto batterie vengono reinserite, queste batterie che tra virgolette rigenerate. Poi il 28 agosto le batterie fiamme sono completamente scariche, ma proprio a voltaggi veramente allucinanti, allucinantemente bassi. Poi il 29 agosto, in seguito a contatti vari, quinto set di batterie nuove installate dalla ditta questa volta. Poi oggi, 10 settembre, ho appena misurato il voltaggio e queste batterie non stavano caricando, quindi adesso non le inserisco subito, però già queste due batterie che ho mostrato cariche nuove che prima della prossima discesa verranno installate. Quindi nell'arco di un anno, 6 mesi e 20 e vabbè, nell'arco di un anno e 7 mesi abbiamo avuto 7 set di batterie. Ho contattato un'altra ditta che si occupa di questo tipo di installazioni, che dice che anche per distanze normali, perché qua stiamo parlando di distanze microscopiche, anche per distanze normali una batteria, un set di batterie dura 2 anni di solito. Quindi volevo proseguire con una conclusione finale, insomma, nel senso che ormai questa cosa se ne deve andare, non può più stare qua, a prescindere dal fatto che venga trovata l'anomalia, la fonte dell'anomalia. Non c'è, secondo me non c'è nessun problema con i contatti a questo punto. C'è il trasformatore che è lì dentro che dovrebbe anche caricare le batterie, che è installato in modo non conforme, potrebbe essere quello, potrebbe essere la scheda, potrebbe essere un altro elemento di regolazione e installazione, non me ne importa niente. Quello che è sicuro è che nel manuale c'è scritto protezione delle batterie. Se usate il vostro servoscala, patati patata. Un altro dispositivo di sicurezza assicura che il veicolo non rimanga fuori dalla stazione di carica. Se il vostro X3 rimane fuori dalla stazione di carica per più di 2 minuti, verrà messo un segnale acustico, 2 beep ogni 5 secondi, fino a quando il veicolo non verrà riportato sulla stazione di carica. Questo qua invece era fermo, non andava da nessuna parte, era fermo. Poi, a pagina 17 del manuale c'è scritto blocco rampe e barre di sicurezza. Il sistema di blocco meccanico assicura che le barre e le rampe rimangano bloccate in ogni caso durante la corsa. Quindi se uno vuole scendere deve arrivare a fine corsa per forza. Quindi è esclusa anche questa fonte di problema, che non è possibile lasciarlo a mezza corsa, perché se no non si riesce a scendere, perché ci sono questi flap che non scendono, questi che non si alzano e quindi non si riesce a scendere, soprattutto una persona con mobilità fortemente ridotta come mia madre non riesce, ed è lei l'unica che utilizza il montascale. Vabbè, a questo punto non lo so, io la mia idea sul problema ce l'ho, comunque non è importante. Ho fatto il resoconto.